abbiamo un ospite, uno degli elementi di spicco della nazionale senegalese. Abbiamo il calciatore del Perugia, Ferdinand Colly, che ha gentilmente accettato il nostro invito, l'invito di Calciomondo. Benvenuto, Ferdinand. Grazie a tutti i telespettatori. Te l'une des drapeaux de la nationale sénégalaise et aussi tu as été l'un des éléments plus représentatifs de l'expédition à l'historique mondial de 2002. Traduco un attimo, Ferdinand. Io sto chiedendo che tu sei una delle bandiere della nazionale senegalese, ma in queste qualificazioni pare che il Senegal stia attraversando dei periodi di difficoltà. Cosa succede in Senegal? Sì, après la Coupe du Monde. Dopo la Coppa del Mondo abbiamo sofferto un appagamento mentale, ma coscienti della forza del calcio senegalese, ma ci sono stati anche dei cambiamenti ai quali bisogna abituarsi. E anche i dirigenti del calcio senegalese non sono riusciti ad adattarsi a tutti questi cambiamenti. Il football senegalese non era forcément prêt a tutto questo cambiamento. E poi, ci sono delle nuove squadre emergenti nel panorama del calcio africano come lo Zambia e il Togo. Cosa ne pensi? No, la Zambia ha toujours bien joué au football. Ma lo Zambia ha sempre giocato abbastanza bene al calcio, l'ho incontrata più volte. È una squadra molto tecnica ed è una formazione che può anche lottare per la qualificazione finale. Oui, le président lui-même de la Fédération du football du Togo, votre il presidente della Federcalcio del Togo ha detto già al momento dei sorteggi di essere molto fiducioso per la sua squadra perché è una sorta di bestia nera per il Senegal. Cosa mi dici? Sì, nel passato lo Zambia e il Togo soprattutto hanno creato qualche problema al Senegal. Io non ho più giocato in nazionale dopo l'ultima Coppa d'Africa per problemi con l'allenatore, ma ho seguito da Dakar gli incontri. Comunque penso che sarò presto nuovamente disponibile per la nazionale per i prossimi appuntamenti. Quello che devo dire è che dopo il mondiale c'è stato un rilassamento a causa di match sicuramente meno competitivi. Depuis notre performance au mondial, le Sénégal est attendu de partout et les matchs sont vraiment beaucoup plus difficiles. Sì, 5 match giocati e 10 punti insieme a Zambia e Togo. Le Zambia e il Togo. Oui. Ma qualcosa è cambiato. In realtà tu che stai all'interno, insomma puoi dirci delle notizie dello spogliatoio. Puoi dirci cos'è che è cambiato all'interno dei Leoni del Teranga dopo i mondiali del 2002? Qualcosa ha changé dans les Lions du Teranga? Sì, c'est vrai que l'esprit a changé aussi parce que c'est vrai que avec le succès aussi, certamente e lo spirito ad essere cambiato perché con i successi cambiano molte cose, anche il nuovo allenatore che in fondo ha portato dei nuovi metodi di allenamento. Secondo te, tu che sei stato uno degli elementi di spicco, hai giocato tra l'altro un rimarchevole mondiale, manca alla formazione senegalese un allenatore come Bruno Metsu? No, ma ce qui s'est passé avec Bruno Metsu, c'est que il y a eu une entente très très forte avec les joueurs. No, ciò che ha creato Metsu è un'intesa molto forte con i giocatori, costruendo un gruppo che coesiste bene insieme. Ha fatto sì che l'attenzione per il calcio senegalese crescesse con più attrezzature e più organizzazione, perché in fondo col successo è cresciuto il calcio. Il calcio senegalese è abituato al successo e non comprenderebbe pas che non si qualifichi pas per questa Coupe du Monde a venire. Il vous a donné des succès. Comunque vi ha regalato dei successi storici. Sì, appunto, la qualificazione in Coppa d'Africa, i quarti di finale in Coppa del Mondo, traguardi che il calcio senegalese non era abituato a raggiungere.
avant, le football sénégalais n'avait pas l'habitude avant ça. Donc, je crois que cette génération a marqué le football En ce qui sénégalais. concerne la presse, pas seulement celle africaine, va parler des problèmes Per dans les quello che lions riguarda la stampa e de non solo quella africana, sta caractère riportando che ci sono dei problemi di spogliatoio grazie al carattere un po' particolare di qualcuno dei tuoi colleghi, come Elhadji Diouf. Oui, c'est vrai que Elhadji, c'est un élément aussi important dell'équipe nationale. Ma Elhadji è uno degli elementi importanti della nazionale che ha un certo carattere. D'altronde ha disputato un buon mondiale, tranquillo, e adesso non è cambiato. Sai com'è? Quando si vince tutto passa in sordina, invece quando si perde tutte le cose negative passano in primo piano. On retient que les choses positives et quand la défaite commence à pointer le nez et toutes les choses négatives commencent à Il y a des forces réellement émergentes. Ci sono delle forze realmente emergenti nel panorama del calcio africano. Forces, oui, c'est sûr. C'est ce qui fait plaisir aussi, ça montre que le football sénégalais enfin le football africain. Sì, certamente. A parte il calcio senegalese, fra le nuove nazioni ci sono quelle citate del Togo e lo Zambia che stanno migliorando, possono andare ai mondiali e con i mezzi e le strutture adeguate sviluppare tutto il calcio africano. E ça fait plaisir de voir de nouvelles nations, pourquoi pas aller en Coupe du Monde et montrer que aussi peut faire beaucoup avec des moyens, avec des structures. Moi je suis content pour que le football africain évolue et ça me fait plaisir. Tu es encore dans, bien dans tu sei ancora nel meglio della tua carriera, ma lungo la tua esperienza, qual è la squadra africana che tu hai incontrato che puoi ritenere la più forte? Je dirais le Cameroun parce que le Cameroun est souvent là dans les grands rendez-vous et ils ont une Io direi il Camerun, una squadra forte con ottimi giocatori ed è effettivamente una delle nazionali più complete. Quindi salutiamo cordialmente Ferdinand e soprattutto in bocca al lupo per la sua nazionale e per la sua carriera in Italia. Tra l'altro è al Perugia con successo già da anni. Grazie okay, Ferdinand. Ok, grazie a tutti. Ciao.